sud d'Italia non è mai riuscito a decollare proprio per mancanza di infrastrutture. Lo stesso discorso vale anche per il reddito di cittadinanza, che è un incentivo a grattarsi il ventre. Perché è vero invece che questo è un governo contro il nord, ma chi se ne frega, tutti i governi sono stati contro il nord, tant'è vero che tutta l'immondizia del sud viene mandata al nord, l'immondizia e non l'autonomia. Ma vi rendete conto che siamo veramente in una situazione paradossale? Berroni significa lavoratori della terra, così come polentoni significa mangiatori di polenta, cosa peraltro vera. Io sono di Bergamo e qui sono sempre stato un mangiatore di polenta. Ma io non capisco perché c'è questo vittimismo insito in molte persone, specialmente del sud, per cui tu se li chiami Berroni si incazzano, ma perché? Siamo superiori, siamo superiori. I fabbrichetta che creano il più, siamo superiori, siamo superiori. Belli, educati, efficienti e griffati. A verificare che delle quattro cariche istituzionali le tre sono state attribuite a signori nazionali. C'è sto vittimismo napoletano, Napoli non si può parlare, Madonna, che discorsi sono? Napoli è una città come le altre, ma se arriva il colera a Napoli non possiamo dire che è sbarcato a Bergamo. Siamo gli inferiori! Siamo gli inferiori, i parassiti d'Italia e di voi. Siamo gli inferiori, siamo gli inferiori, brutti fedelti da marri e papponi. Cioè sto semplicemente dicendo che io in campagna, io, te e altri, ma perché dovremmo andare in campagna? Ma a fare che cosa? I posteggiatori abusivi, no? Io non credo ai complessi di inferiorità, credo che i meridionali in molti casi siano inferiori. Imanu dall'al! Isa Iman!